Le immagini di Cesarone sono le prime del derby di Milano di ritorno del campionato 2000-2001. È l'11 maggio del 2001, una gara che rappresenta molto nella storia del Milan, ma che ritroviamo con due grandi uomini di calcio l'uno contro l'altro. Intanto Cesare Maldini e Marco Tardelli, che quella sera era l'allenatore nerazzurro, avevano vinto insieme un mondial, il mondial di Spagna del 1982, quando il papà di Paolo, cioè Cesare Maldini, era il vice di Enzo Berzot, mentre Marco Tardelli era uno dei califfi, degli alfieri, dei senatori della grande Italia portata al titolo mondiale proprio dal vecchio Berzot in finale contro la Germania, con tutte le tappe che naturalmente ricordiamo dopo il girone di Vigo, evidentemente le vittorie contro l'Argentina, il Brasile e la Polonia. Però erano stati insieme anche nella nazionale Under 21 e Cesare Maldini aveva conquistato grandi allori, grandi trofei nella nazionale Under 21. Qui vediamo Fernando Redondo che era arrivato all'inizio della stagione 2000-2001 a Milanello. Purtroppo una serie di traversie, una serie di infortuni non gli hanno mai consentito di giocare. E mentre i due fantasisti sono in panchina, Boban e Leonardo estremamente sereni, Andriy Shevchenko ha già la faccia da derby, ha già l'espressione di chi tiene molto a questa partita. Andriy Shevchenko aveva già maturato nella sua prima stagione al Milan, la stagione 1999-2000, un buonissimo feeling con il derby, tant'è che aveva segnato il gol della vittoria del Milan in casa dell'Inter nel novembre del 1999, poi aveva segnato anche in Coppa Italia anche se il Milan era stato eliminato, aveva segnato anche nel derby di ritorno 99-2000 anche se il Milan aveva perso poi di misura 2-1 la partita. E quindi da questo punto di vista Andriy Shevchenko, anche se aveva sia vinto che pareggiato che perso i derby, aveva sempre segnato. La sua espressione era molto concentrata quella sera, l'11 maggio 2001, che ritroviamo con l'arbitraggio di Collina. All'andata questo derby era finito 2-2, entrambi i derby della stagione 2000-2001 si sono giocati nel 2001, perché all'andata si era giocato il derby fra Milan e Inter in casa del Milan a gennaio, una partita finita 2-2 con il pareggio proprio di Boban nel finale di gara, il pareggio di Boban e Birov, che erano stati due marcatori del Milan, pareggio rossonero nel finale di gara 2-2, e nella partita di ritorno invece Boban era in panchina. Collina dà il fischio d'inizio, andiamo a vedere le formazioni di quell'Inter Milan dell'11 maggio 2001 a San Siro. Milan in campo con Seba Rossi in porta, in difesa Helweg, Costa Curta, Roque Junior e Paolo Maldini, a centrocampo Gattuso, Giunti, Calazze e Serginho, davanti Comandini e Shevchenko. Grande sorpresa di Cesarone, che non schiera dall'inizio Oliver Birov ma inserisce immediatamente Comandini. Aveva voluto stanarlo Cesare Comandini, aveva voluto andare a vedere questo ragazzo un po' ombroso che carte avesse in mano, che colpi avesse in dotazione nel suo serbatoio professionale. Fra poco naturalmente lo scopriremo durante la gara. L'Inter invece rispondeva con Frey in porta, in difesa Matteo Ferrari, poi Blanc, Simic e Javier Zanetti, a centrocampo Farinos, Di Biagio, Dalmat, che abbiamo visto inquadrato prima, e Gresco, davanti Vieri e Recoba. Cesare Maldini sulla panchina del Milan, Marco Tardelli invece sulla panchina dell'Inter. Il primo tentativo è rossonero con Roque Junior, che appoggia sulla sinistra per Paolo Maldini e la palla arriva a Serginho, e qui iniziamo già a vedere una chiave tattica del match. Intanto il cross di Serginho, la palla rimbalza, c'è la deviazione di testa di Gresco che devia in calcio d'angolo, e Gattuso che carica curva rossonera, il tifo rossonero, il popolo milanista. Dicevamo, abbiamo già visto una chiave tattica perché abbiamo visto Serginho esattamente in binario davanti a Maldini. Era stata una consegna precisissima del mister nel prepartita. Ricordiamo che quella sera l'allenatore era Mauro Tassotti ma il direttore tecnico era Cesare Maldini. Di fatto Cesare Maldini faceva l'allenatore e Mauro Tassotti faceva esperienza di supporto, ed era stato chiarissimo Cesare Maldini prima della partita: Sergio, non ti voglio vedere dietro dalle parti di Paolo, devi sempre stare avanti, devi sempre stare alto. E Serginho ha iniziato a farlo subito in avvio di gara. Rimessa con le mani di Gattuso, c'è il contrasto fra Gresco e Shevchenko, la palla esce e c'è la rimessa con le mani da parte del fenomeno del Mar Nero, che la lascia invece a Gattuso. Veniva chiamato proprio così Andriy Shevchenko, uno dei suoi nomi. C'è anche un libro a lui dedicato con questo titolo, Il fenomeno del Mar Nero,
Andriy Shevchenko, nato in un paese davvero impronunciabile, di Virkishina, ma sicuramente si pronuncia in maniera diversa, e naturalmente l'Ucraina e Kiev sempre nel suo cuore, la sua patria, la sua terra, la sua nazione. Inter che recupera palla, serie di passaggi, il tocco arriva all'indietro per Matteo Ferrari, che cerca il rilancio in avanti, ma interviene subito Paolo Maldini a chiudere. Ecco Serginho che accelera, Sergio Claudio dos Santos, se ne va Sergio Claudio dos Santos, la mette in mezzo con Maldini, subito gol, 1-0 Milan. Il Milan in vantaggio, siamo solo all'inizio e dopo 3 minuti di gioco rossoneri subito 1-0. Sotto la curva sud, Blanc allontana il pallone. Blanc che vive questo derby 3 anni dopo il titolo mondiale vinto con la sua Francia, ma adesso è il momento dell'esultanza rossonera. Seba Rossi in porta dall'inizio. Nella conferenza stampa della vigilia Cesarone aveva detto: sì, gioca Seba Rossi. Mi chiedete se non gioca Abbiati, ma Abbiati rappresenta il futuro del Milan. Gli uomini di calcio di una volta erano davvero strepitosi nel saper sdrammatizzare, nel saper rendere semplici le cose che oggi invece diventano clamorosi casi mediatici. Quindi Cristian Abbiati ad esultare con Gianni Comandini che avevamo lasciato all'inizio della stagione. Il Milan aveva superato la Dinamo Zagabria nei preliminari di Champions League e Gianni Comandini aveva segnato un gol importantissimo a San Siro per la qualificazione del Milan alla Champions League. Poi Gianni Comandini, un po' per l'inserimento in squadra, un po' per il carattere introverso, un po' per qualche infortunio, si è sostanzialmente perso nel corso della stagione, e lo ritroviamo in pratica esattamente questa sera. Lo ritroviamo proprio questa sera nel derby dell'11 maggio 2001, Inter Milan, con Paolo Maldini che caracolla in avanti, recupera palla Calazze, il primo Calazze, poi Carlo Ancelotti lo avrebbe utilizzato molto come terzino sinistro e anche poi come difensore centrale, ma il primo Calazze era un centrocampista centrale, era nell'idea il nuovo Desailly del Milan. Attenzione Dalmat, poi caratteristiche diverse per carità, però neanche, non c'era nemmeno un divario clamoroso nell'applicare il ruolo di centrocampista fra Desailly e Calazze. Entrambi erano difensori centrali di ruolo, perché anche quando avrebbe giocato con Carlo Ancelotti terzino sinistro, Calazze lo ricordava sempre: io sono un difensore centrale. Marcel Desailly era un difensore centrale, però si adattavano per duttilità, per caratteristiche fisiche, per solidità a giocare centrocampisti. Federico Giunti, la palla lunga di quello che sarebbe diventato poi negli anni l'allenatore della squadra primavera del Milan, per Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko punta Ferrari, Andriy Shevchenko si avvicina al limite dell'area, un'altra incursione di Calazze. Calazze e Shevchenko erano stati compagni di squadra nella Dinamo Kiev, erano indivisibili, erano molto amici. Sheva ha aiutato Calazze a inserirsi nel Milan, avevano pensato, c'era stato l'aiuto, e qui un errore intanto da parte di Di Biagio, c'era stato l'aiuto di Costa Curta, di Ambrosini, di Albertini. Invece l'inserimento di Calazze era stato proprio made in Sheva. Recupera Blanc che tocca per Javier Zanetti, la palla viene calciata all'indietro da parte, ha tentato il Milan di andare in avanti ma lo ha respinto indietro l'Inter. Inter che adesso avanza con Gresko. Gresko va al cross, palla deviata da Roque Junior, ancora recupero di Gigi Di Biagio. Parlavamo prima del mondiale 98 di Blanc, c'è un mondiale 98 evidentemente anche per Gigi Di Biagio, anche per Cesare Maldini, quel rigore non propriamente benedetto nel quarto di finale con la Francia alla cosiddetta lotteria finale dei rigori. Qui vediamo Comandini, beh oggi forse, tanti anni dopo, forse il VAR sarebbe intervenuto su questa giocata, però insomma era così millimetrico il fuorigioco che non ci sentiamo di dire gol irregolare. Insomma, questo è il classico caso in cui in doubt no flag, si dice in Inghilterra, insomma nel dubbio lasciar giocare, nel dubbio non sbandierare. Adesso tocca a Seba Rossi riprendere il gioco, la palla è molto alta e molto lunga da parte del portierone rossonero, l'intervento di testa a svettare da parte della difesa nerazzurra, e poi c'è il controllo di Roque Junior che serve Billy Costacurta, palla che arriva a sinistra per Paolo Maldini. Milan che supera la linea di metà campo, giro palla dei rossoneri, Paolo Maldini taglia il campo chiamando in causa Thomas Helweg che se la sposta col destro davanti a sé. Thomas Helweg che era arrivato al Milan nell'estate 1998, ne stiamo parlando molto dell'estate 98 in questa apertura dell'11 maggio 2001, perché naturalmente per i tifosi del Milan appena dici 11 maggio 2001 sai di che cosa stai parlando, sai a cosa ti riferisci, sai bene cosa è successo, e quindi quell'estate 98 sono successe tante cose.
prima il mondiale con Boban che adesso in panchina in finale contro la Francia di Blanc con la sua Croazia, in semifinale contro la Francia di Blanc con la sua Croazia, Croazia che era andata in vantaggio, poi due gol di Thuram, Croazia che a un certo punto si sentiva in finale un po' come l'Italia, ricorderete i mondiali di Argentina 78, poi in finale ci andò l'Olanda, la stessa cosa è capitata alla Croazia di Boban con la Francia, 1-0 e poi 1-2. Sono cose crudeli ma fanno parte del calcio e fanno parte soprattutto dell'andirivieni di situazioni e di momenti, di suggestioni, di emozioni di un intero mondiale di calcio. Esce Fre che controlla, il portiere francese dell'Inter che era arrivato, c'era stato proprio un terzetto di giovani francesi nei quali Sandro Mazzola aveva creduto molto, Frey, Silvestre e Dabò. Frey, giocatore dei tre che ha avuto più lungo corso, più carriera, più apparizioni, più minutaggio nell'Inter, anche se a sua volta Silvestre ha avuto anche lui dei buoni momenti, poi è accaduto a Silvestre per l'Inter, è accaduto a Vieira per il Milan, magari arrivare a Milano troppo giovani, sentire troppa pressione, non riuscire a far bene e andare invece a far bene altrove, come ha fatto Vieira all'Arsenal e come ha fatto Silvestre al Manchester United. Punta l'Inter adesso, c'è il tentativo di intervento di Serginho, recupera Calazze, si gioca e si lotta a centrocampo, 11 maggio 2001, stadio tutto esaurito, il Milan veniva da una sconfitta, il Milan era sfavorito in questo derby, perché il Milan veniva da una sconfitta sul campo del Perugia, mentre l'Inter aveva battuto l'Atalanta a San Siro, era stata la famosa partita del motorino che era rotolato dalla curva nord, dai gradoni della curva nord dell'Inter. Sempre 1-0 Milan, ha segnato Comandini al terzo minuto di gioco di questo primo tempo che stiamo rivivendo insieme. Tocca adesso ad Andriy Shevchenko battere il calcio d'angolo, partita che si è giocata di venerdì, era un venerdì pre-elettorale in Italia, c'erano le elezioni politiche del 2001 nelle quali era direttamente coinvolto l'allora presidente del Milan Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan, e quindi si giocò di venerdì, erano mesi di adeguamento e di lavori all'interno dello stadio di San Siro. Intanto altra occasione per Calazze mentre allontana la difesa dell'Inter, stadio di San Siro che era stato migliorato, aveva subito una buona dose di maquillage, brutto intervento qui intanto di Helweg su Vieri, poi un altro intervento da parte di Paolo Maldini, la palla esce e c'è l'arbitro Collina che decide di intervenire con il giallo proprio per Helweg che sa di averla fatta e infatti chiede scusa. Dicevamo stadio che sta per essere consegnato alla UEFA, perché nel maggio 2001 in questo stadio si sarebbe giocata la finale di Champions League fra Bayern Monaco e Valencia. Quadrato Thomas Helweg con Cesare Maldini e Mauro Tassotti in panchina. Cesare aveva esordito nel Milan a San Siro bene, aveva esordito battendo 4-0 il Bari di Cassano e 1-0 la Lazio, Lazio che era in lotta a scudetto, vittoria a fine marzo, a metà marzo contro il Bari e il primo aprile contro la Lazio con un gran colpo di testa di Zvone Boban. Qui intanto c'è un fallo su Dalmat, il francese. L'Inter aveva fatto dei buoni acquisti in quella stagione, però nel calcio naturalmente la famosa amalgama del presidente Massimino è una variabile indiscutibile, una variabile decisiva. Qui intanto vediamo l'Inter che si prepara alla battuta del calcio di punizione, c'è Recoba sulla palla, barriera 2 per il Milan. La preparazione estiva nell'Inter l'aveva fatta Marcello Lippi, qui intanto protesta l'Inter, questo poteva essere rigore, tanti anni dopo possiamo dirlo, però fa parte del gioco delle beffe in un derby, magari c'è rigore a favore dei tuoi avversari, non viene dato, sia da una parte che dall'altra, a seconda di chi capita, insomma, da una parte si gode, dall'altra si rosica e gira sempre, sempre in movimento la ruota del derby. Naturalmente adesso tocca al Milan, tocca al tifoso milanista godere di questo rigore non assegnato all'Inter, anni dopo sarebbe toccato al tifoso interista godere di un gol di mano di Adriano Silva. Adesso c'è il rilancio da parte di Paolo Maldini, di braccio, più deviazione di braccio, più deviazione di mano. Rilancio di Andriy Shevchenko, palla che arriva a Gianni Comandini, Gianni Comandini che si è subito sbloccato, perché poi quando non giochi per tanto tempo, quando hai un carattere particolare, se ti ritrovi in campo titolare dal primo minuto in un grande stadio, tutto esaurito, in un grande evento, il derby, e fai gol subito, è chiaro che la tua autostima ne guadagna, è chiaro che sei felice, giochi sciolto, giochi leggero e tutto
può venire più facile. Zanetti protesta all'indirizzo dell'arbitro Collina, c'è il calcio di punizione a favore dei rossoneri, palla messa in aria, il colpo di testa con Frey che osserva. Blanc salta molto, Blanc sta giocando una buona partita. In area di rigore era salito Calazze per cercare di colpire di testa. Il duello fra lui e Blanc è stato un duello importante. Adesso Di Biagio e Zanetti si scambiano palla a centrocampo. Eccolo Dario Simic. Dario Simic, qui siamo nel maggio 2001, poi nell'estate 2002 Dario Simic sarebbe venuto al Milan. Devo dire che fa effetto ritrovarlo in maglia nerazzurra dopo che per tanti anni i tifosi milanisti si sono affezionati a Dario Simic, che ha iniziato la sua carriera italiana all'Inter ma poi è diventato milanista assoluto, milanista a tutti gli effetti. Roque Junior, la palla allargata a sinistra per Paolo Maldini. Paolo Maldini caracolla e controlla, ecco che gestisce Paolo. Paolo che è riuscito ad avere suo papà Cesare come allenatore sia in nazionale che nel club, sia con la maglia azzurra che con la maglia del Milan. Insomma, è uno dei tanti primati di questa strepitosa famiglia italiana, una famiglia triestina d'origine, milanese d'adozione, una straordinaria famiglia sportiva con naturalmente Paolo Maldini e Cesare Maldini sempre sotto la luce dei riflettori del grandissimo calcio. Shevchenko, lotta dura fra lui e Matteo Ferrari, riparte poi Zanetti con la sua andatura caratteristica, la palla però non va a buon fine, un Inter che in effetti gioca in modo un po' sincopato, si alza Marco Tardelli dalla panchina, ha subito gol in apertura, vede la sua squadra poco sciolta, attenzione adesso Serginho, Sergio Claudio se ne va, Sergio Claudio prova a reggere l'urto di Zanetti. Serginho è sempre stato un uomo derby negli anni rossoneri, sempre, sempre, sempre. Ne ha decisi tanti, ne ha giocati tanti e infatti i giocatori interisti negli anni li hanno sempre massaggiati adeguatamente, sia i polpacci che le caviglie. Non in questo caso, per la verità, questo è un intervento assolutamente normale da parte di Capitan Zanetti. La rimessa con le mani di Thomas Helveg, che è stato schierato dall'inizio da Cesare Maldini. Cesare Maldini che era subentrato ad Alberto Zaccheroni dopo il pareggio del Milan, non la sconfitta, il pareggio del Milan con il Deportivo La Corugna. Però era un pareggio che significava eliminazione dalla Champions League per il Milan. Era il grande sogno per il Milan arrivare in finale di Champions League a San Siro. Non è successo, non è successo per tanti problemi, un mercato che non è ingranato, l'infortunio di Redondo, tanti infortuni durante la stagione. Milan era arrivato con una buona formazione a giocare la partita col Deportivo La Corugna, però quella rossonera era una squadra non rimaneggiata nell'undici iniziale, ma con tanti giocatori che avevano avuto tanti problemi, che avevano recuperato solo per la partita e che quindi non erano al massimo della condizione. E infatti quella partita col Deportivo La Corugna, che finì 1-1, il Milan era stato poco esplosivo, poco tonico, poco elettrico per tutta la gara. Inquadrato Farinós, Farinós per il quale nell'estate del 2000 c'era stata una dimostrazione di piazza da parte dei tifosi del Milan per il mancato acquisto da parte della società rossonera e l'acquisto invece da parte dell'Inter. Poi insomma con gli anni ci si è accorti, insomma, buon giocatore Farinós, però non certo un giocatore epocale da dimostrazione di piazza, anche se con quella marcia dalle parti di Via Turati la curva rossonera più che diciamo agognare l'arrivo di Farinós, sognare l'arrivo di Farinós, voleva dare il segnale naturalmente nei confronti della società rossonera di tornare a fare cose importanti, tornare a fare investimenti importanti sul mercato, cose che poi sarebbero accadute sia nell'estate 2001 che nell'estate 2002. Il cross di Shevchenko, all'inseguimento della palla ci va Gianni Comandini, l'intervento di Ferrari, vuole la rimessa in gioco per sé Comandini, ma la palla è uscita e toccherà all'Inter a riprendere il primo tempo in questo 11 maggio 2001, che vede il Milan avanti 1-0. Gol al terzo minuto di Comandini su cross di Serginho, ma Serginho in una posizione così avanzata, insomma, cosa ve lo diciamo a fare che il cross decisivo è stato il suo. E allora gioca l'Inter, che prova a venire su con Gresco. Gresco serve Recoba, il cross dell'uruguagio, la parata di Seba che abbranca in presa il pallone e poi lo rilancia subito verso Shevchenko, però non ha palla troppo a uscire, troppo verso l'esterno, Seba non può andare a prendere, c'è la rimessa con le mani da parte di Blanc. Qui rivediamo il cross e l'apertura alare, anche se con entrambe le braccia e le mani protese verso il pallone da parte di Seba. Si riporta in avanti intanto adesso l'Inter, il lancio verso Recoba e c'è la chiusura
di Thomas Helveg con rimessa con le mani, perché qui c'era il dubbio, ha fatto il gesto rimessa con le mani Helveg perché c'era il dubbio fra calcio d'angolo e rimessa con le mani, in effetti era rimessa con le mani. Recoba, giocatore graditissimo al presidente all'epoca dell'Inter, Massimo Moratti, anche in questo caso a sua volta presidente storico dell'Inter, la rimessa con le mani di Gresco. Gresco prova a servire i suoi compagni di squadra, c'è il colpo di testa di Gattuso, anticipato Giunti, e poi va ancora Rino Gattuso a fare una delle sue giocate con le quali voler caricare la folla, con le quali voler dare segnale. Avete visto, è stata una rovesciata fine a se stessa, ha recuperato palla l'Inter, attenzione, il tiro di Dalmatra, respinta di Seba Rossi, altre proteste nerazzurre per l'intervento di Maldini su Vieri. Maldini e Vieri, grandi amici, qui a contrasto, qui rivali in area di rigore. E naturalmente questi due episodi, gli episodi nell'area di rigore del Milan di inizio gara, faranno un po' poi parte del bagaglio di recriminazioni dell'Inter a fine partita. Sembrava una palla sulla quale era intervenuto bene Comandini dopo la rovesciata di Gattuso, invece Dalmatra l'ha recuperata e l'ha scagliata con un effetto strano, girava molto il pallone prima che Seba lo deviasse in bagher, la deviazione in bagher ha rimesso in gioco l'Inter. C'è stato l'intervento di Maldini su Vieri, ancora Serginho da sinistra, la mette in mezzo, gol evitato e gol segnato, gol del 2-0 sul ribaltamento di fronte, quando poi i derby, le serate, il calcio decide di dirti bene, ti dice bene. Avete visto pochi istanti prima l'occasione dell'Inter con episodio particolare davanti a Seba Rossi, sul ribaltamento di fronte Serginho ancora libero di scorazzare là a sinistra. È chiaro che Zanetti non è un marcatore ferro, non è un marcatore arcigno, insomma Cesarone ha conficcato Serginho là nel fianco di Zanetti, sapendo che Zanetti è anche un costruttore di gioco, un giocatore che prende palla al piede e parte. Avere un Serginho così avanzato, così letale, sempre in grado di far male, diventa tatticamente un problema. E dopo 19 minuti di gioco, due gol del Milan di Comandini, due assist decisivi di Serginho. Quindi due mosse, praticamente il Milan va in vantaggio, va in doppio vantaggio in questo derby con le due mosse di Cesare Maldini. La mossa di Comandini titolare dall'inizio e la mossa di Serginho molto avanzato. Molto 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 avanzato. È un Serginho che sì, fa parte dei quattro di centrocampo, quindi possiamo parlare di un 4-4-2 Milan, però è chiaro che è un Serginho quasi da esterno offensivo di un 4-3-3, anche se lui in questo caso parte da centrocampo, però quando crossa, vedete, quando Sergio va a sinistra, posizione regolare, qui tutto sul filo di lana, quando Serginho va a sinistra, loro chiamano fuori gioco, normalmente tutto sul filo di lana, vedete che Comandini e Shevchenko sono in mezzo, quindi evidentemente lo sapevano, era un'indicazione che quando Sergio imperversava sul fondo a sinistra, le due punte non dovevano andare incontro a Sergio, ma dovevano aspettare la palla in area di rigore. Si è visto molto chiaramente dal replay, dalla telecamera alta che abbiamo appena avuto la possibilità di vedere in questa circostanza. Ancora un recupero da parte dei nerazzurri, ci si avvicina a metà primo tempo e quasi senza colpo ferire l'Inter ha avuto due palloni interessanti nella nostra area che si sono tramutati in due episodi pericolosi con due proteste da rigore per i nerazzurri. Il Milan ha avuto due palloni interessanti nell'area di rigore dell'Inter e ha fatto in entrambi i casi gol. A volte il calcio prende queste decisioni, il destino del calcio prende queste decisioni, anche se il Milan ha avuto qualche altra palla con Calazze, dei traversoni, anche se non ci sono state altre occasioni. Prova a ripartire veloce l'Inter, colpita due volte dalle conclusioni di Gianni Comandini e dalle palle incatenate di Sergio Claudio Dos Santos, ossia Serginho. Buon recupero di Helveg, recupera palla Alessandro Costacurta che serve Paolo Maldini, avanza Paolo Maldini, tiene palla e appoggia, ecco il tocco ancora per Alessandro Costacurta. Costacurta torna da Maldini. Attualmente questa partita non ci sentite pronunciare il nome di Demeto Albertini perché è assente, infortunato. E naturalmente a un certo tipo di vecchia guardia del Milan, parliamo di Paolo Maldini, parliamo di Alessandro Costacurta, parliamo di Demeto Albertini, era spiaciuto molto l'esonero di Zac, perché nel 1998 erano cavalli di razza feriti Maldini, Albertini e Costacurta. Ecco, qui rivediamo l'episodio,
ma non si vede propriamente il fallo da rigore qui, eh? Ci sarà stato un contatto, però ieri il suo vantaggio su Paolo l'aveva mantenuto. Ecco, magari il primo episodio nella nostra area era più da rigore di questo, onestamente, eh? Però insomma, sono passati tanti anni, ciascuno ha le sue valutazioni, ciascuno ha il suo modo di vedere le cose. Dicevamo, nell'estate 98 tante critiche per i due anni negativi del Milan 96-97-97-98 per Maldini, Costa, Curto, Albertini, e con la calma di Alberto Zaccheroni, raccogliendosi e raggruppandosi attorno alla calma e alla serenità di Alberto Zaccheroni, sia Paolo che Billy che Deme erano riusciti a rimettere in moto il Milan, a far funzionare nuovamente il Milan. Era arrivato lo scudetto del 99, era arrivato comunque un terzo posto nel 2000, quindi insomma un certo rilancio del Milan c'era stato rispetto ai due anni 96-97-97-98, invece in cui c'erano stati un undicesimo posto addirittura e un decimo posto. E quindi è chiaro che l'esonero di Zac è spiaciuto, ma insomma la decisione del presidente Berlusconi dopo Milan Deportivo era stata irrevocabile ed era arrivato comunque Cesare Maldini con Mauro Tassotti, quindi insomma nessun contraccolpo, con un cambio in corsa quasi a stagione finita, con un quarto di stagione ancora da giocare, però senza nessun contraccolpo, insomma un uomo Milan come Cesare Maldini, un uomo Milan come Mauro Tassotti certo non avrebbero trasmesso alla squadra la sensazione di un cambio epocale, non hanno avuto bisogno di tempo per capire, sapevano già tutto, insomma seguivano il Milan da opinionisti, da addetti ai lavori, da tifosi, per cui sapevano già tutto della squadra, non hanno avuto assolutamente necessità di un po' di tempo di ambientamento o quant'altro. Recupera palla la formazione rossonera che avanza con Paolo Maldini. Ecco Paolo Maldini a sinistra, il tocco laterale per Serginho. Serginho ci riprova adesso, però prova a chiudergli i varchi, prova a rimanere più dietro Zanetti, che avete visto c'è stato un raddoppio di marcatura su Serginho, che giustamente da parte interista viene individuato, viene letto, viene interpretato come in quel momento un giocatore assolutamente pericoloso, assolutamente da marcare. Giunti fuori gioco. Fuori gioco per Comandini. Sheva sembra dire a Comandini, Sheva quella sera giocava molto anche per la classifica dei cannonieri, era in lotta per la classifica dei cannonieri, Andri ci teneva molto, era un titolo che comunque sia lui che la squadra volevano conquistare. Adesso c'è l'avanzata da parte di Cristian Vieri, il recupero di Roque Junior, l'intervento di Thomas Alveg e poi ancora Giunti che scambia palla, prova ad avanzare il Milan. Primo tempo dell'11 maggio 2001, il parziale del derby è Inter 0 Milan 2 in questo momento, le reti al terzo e al diciannovesimo di Gianni Comandini. Il tocco di Rino Gattuso che serve Thomas Alveg sulla fascia destra, il cross con la deviazione da parte interista e il recupero palla di Zanetti che serve ancora Di Biagio. Di Biagio prova ad avanzare, il tocco in avanti. Di Biagio un anno prima di questo derby era stato decisivo con una punizione gol che aveva poi portato l'Inter al successo, il Milan-Inter 1-2 del marzo del 2000. Una partita che aveva fatto svoltare un po' in negativo la stagione rossonera, Milan che era in lotta a scudetto all'epoca, ma quella sconfitta nel derby penalizzò poi molto i rossoneri che comunque sarebbero arrivati terzi alle spalle della Lazio e della Juventus. Tiene palla Calazze, praticamente dopo gli anni dell'undicesimo e del decimo posto, come vi dicevamo, 96-97-97-98, poi Milan ha fatto stagioni, alcune belle, alcune meno, alcune esaltanti, alcune meno, però senza mai arrivare in quelle posizioni, perché poi il Milan è arrivato primo nel 99, terzo nel 2000, sesto nel 2001, quarto nel 2002, terzo e campione d'Europa nel 2003, scudetto nel 2004, insomma è iniziata tutta un'altra vita dopo la famosa estate del 1998, che torna un po' nei nostri discorsi di questo derby Inter Milan dell'11 maggio 2001. Gigi Di Biagio, il tocco laterale ancora per i giocatori nerazzurri, avanza in controllo l'Inter con il cross di Gresco, c'è l'intervento da parte di Federico Giunti allunga per Sheva, Sheva punta, Sheva va, Simic lo insegue, eccolo Andri, raddoppiato anche da Blanc, la palla arriva dalle parti di Comandini, anzi no, perché Comandini è venuto incontro, la palla era un po' larga, aveva letto bene Matteo Ferrari che serve per il suo capitano Javier Zanetti, gioca molto sull'anticipo Paolo Maldini su Bobo Vieri che era arrivato all'Inter invece nell'estate 1999 dopo aver perso con la Lazio il duello scudetto con il Milan. Vieri era approdato all'Inter e l'Inter aveva iniziato la stagione insomma con la coppia d'attaccanti, scusate,
Bobo Vieri, Ronaldo, anche se poi naturalmente i tanti infortuni di Ronaldo hanno messo in campo la coppia per poche partite complessivamente. In casa interista, bella palla di Shevchenko per Comandini, e qui c'è il tocco da dietro di Simic. L'intervento dell'arbitro Collina, con il giallo fra le mani, le proteste rossonere, volevano il rosso i giocatori del Milan. Darione Simic sa di averlo un po' combinata, ma si tiene lontano dalla mischia delle proteste. Anzi no, si era sgambettato Gianni, ecco, questo onestamente è un particolare importante. Si era un po' fatto lo sgambetto lui, forse un po' sbilanciato dalla corsa di Simic, però Simic non ha protestato, quindi giusta complessivamente la decisione dell'arbitro Collina di ammonire e basta, perché è vero che c'è stato evidentemente un fattore Simic nella sua caduta, però si sono anche un po' attorcigliate le gambe di Gianni Comandini nel corso del suo scatto durante la sua corsa. Adesso tocca al Milan provare a mettere in mezzo, la palla viene allontanata, c'è l'intervento di Costacurta per Gattuso, il cross, il colpo di testa, Milan ancora vivo nell'area di rigore avversaria, con Serginho che questa volta non si è limitato a fare cross ma ha cercato addirittura la conclusione verso Frey. Qui rivediamo il colpo di testa di Serginho, palla abbastanza lontana dal palo alla destra di Frey, però comunque Serginho sempre vivo, ancora vivo anche nell'area di rigore dell'Inter e non soltanto sulla fascia. Tiene palla la formazione rossonera con il rilancio di Costacurta, anticipato Comandini, poi Gattuso sfiora il pallone. Gattuso che aveva giocato le Olimpiadi a Sydney all'inizio di questa stagione, questa è una stagione 2000-2001 iniziata molto tardi, iniziata a ottobre proprio perché c'erano le Olimpiadi australiane, e poi infatti sarebbe finita a giugno inoltrata. Qui intanto un intervento duro da parte di Calazza ai danni di Farinós. In effetti era stato piuttosto duro il gioco nel derby fino a questo momento, è chiaro che il Milan è in vantaggio 2-0, l'Inter vuol recuperare, le due squadre speravano ancora di entrare in lotta per la Champions League ma erano lontane. In ogni caso questo era il derby dell'orgoglio cittadino, questo era il derby della rivalità milanese, questa era la stracittadina dell'orgoglio o Casciavit o Bauscia, e quindi è chiaro che ci tengono entrambe le squadre, è chiaro che i contrasti vengono portati un po' più lunghi, un po' più estremi del solito. Colpo di testa Inter, palla recuperata ancora a centrocampo da parte di Farinós che allarga sulla sinistra per Crespo. Farinós aveva lasciato il Valencia e il Valencia stava per fare in questo stadio, pochi giorni dopo questa partita, la finale di Champions League con il Bayern Monaco. Ancora la palla recuperata da Crespo. L'aneddotica rossonera ricorda che quando ci fu la cerimonia di consegna del trofeo della Coppa dei Campioni alla municipalità di Milano, al comune di Milano, che l'avrebbe poi portata a San Siro la sera della finale di Champions fra Bayern e Valencia, l'aneddotica ricorda, questo era stato un rito fatto al momento delle semifinali, nelle semifinali era presente ancora Real Madrid, c'era Florentino Perez a Milano, mi sembra che Florentino Perez avesse proprio chiesto al Milan Andriy Shevchenko. Il Milan aveva tenuto duro, aveva tenuto Andriy Shevchenko, poi tanti anni dopo le situazioni economiche, le varie situazioni del calcio italiano, europeo e della proprietà rossonera avrebbero invece portato il Milan a fare una scelta diversa, cioè quella di cedere nell'estate del 2009 Kakà al Madrid, ma nell'estate del 2011 Shevchenko rimase al Milan. Inquadrato Cesare Maldini che è già in vantaggio 2-0. Certo Cesare Maldini, cuore rossonero, storia rossonera, tutto rossonero, capitano della prima Coppa dei Campioni mai vinta da una squadra italiana a Wembley nel 1963. E chiaro che il suo tifo per il Milan viene prima di ogni altra cosa, però sicuramente gli dispiace battere, gli dispiace far male sportivamente parlando al suo caro amico Marco Tardelli. Recupera palla ancora il Milan, avanza Gianni Comandini che tocca sulla sinistra, c'è il controllo di Paolo Maldini, ancora giro palla, vediamo Sergio Claudio Dos Santos che tocca per Giunti, Giunti per Roque Junior, chiamato in causa ancora Paolo Maldini, avanza il Milan,
tiene palla Paolo. Paolo che prova ad allargare per Andriy Shevchenko, recupera la formazione nerazzurra con Blanc, che tocca adesso per Bobovieri, che parte da centrocampo. Bobovieri, grandissimo scatto, era assolutamente esplosivo Bobovieri, anche qui frana un po' addosso a Vieri Roque Junior. Insomma, un po' di ragione a protestare Bobovieri ce l'aveva. Qui vediamo cos'è successo, sbracciano. Poi la spinta di Roque Junior ai danni di Vieri c'è. Insomma, non clamorosa, però se l'arbitro avesse accordato il calcio di rigore a favore dei nerazzurri, una qualche ragione l'avrebbe avuta. Inquadrato Vieri con Helweg al suo fianco, anche se il primo, questo va detto, il primo a sbilanciare Roque Junior è stato Vieri. Si è visto bene da questa immagine di lato. Il primo a sbracciare, a urtare, a spingere verso il braccio, verso il basso, il braccio di Roque Junior è stato Vieri. Quindi l'interpretazione di Collina può essere stata: è vero, Roque Junior ti è venuto addosso, però tu l'hai sbilanciato. Quindi potrebbe essere stata una chiave di lettura da parte del direttore di gara. Tiene palla il Milan a centrocampo, 2-0 per i rossoneri, l'11 maggio 2001. Ed è ancora Sergio Claudio Dos Santos che è vicino a sé di Biagio. Adesso viene per linee centrali Sergio, però senza riuscire a servire i compagni di squadra. La palla viene lavorata adesso da Bobovieri e allontana Helweg. C'è un'ammonizione per Gattuso, non per Helweg, che era stato già ammonito, il danese. Mentre vediamo intanto l'inquadratura dedicata a Rino con la specifica in grafica del cartellino giallo ricevuto. Adesso c'è la palla lavorata dai nerazzurri con il tocco di Gresco, poi c'è ancora un fermo, la palla viene restituita di fatto al Milan. Milan subito avanti, Milan partito forte in questo derby di ritorno. C'è una sostituzione in casa nerazzurra, quindi ulteriore complicazione per Tardelli. Entra Coe al posto di Farinos. Benoit Coe, che era all'Inter già da qualche stagione, qui lo vediamo, il francese che va a rilevare Francisco Farinos. Coe al posto dell'ex Valencia, che ha chiaramente un problema muscolare. Adesso tocca all'Inter tenere palla con Gigi Di Biagio. Di Biagio serve Coe, ancora la palla recuperata dalla formazione nerazzurra, l'intervento di Roque Junior che riesce a deviare in calcio d'angolo. Una vera e propria reazione organizzata, complessiva dell'Inter ai due gol del Milan non c'è stata, però i suoi episodi nella nostra area di rigore, anche contestati, l'Inter li ha creati, sempre con Bobovieri al centro della situazione, al centro delle cose offensive dell'Inter in attacco. Adesso prova a ripartire Serginho che ha corso tantissimo. Sono 36 minuti di gioco, ma Serginho ha già fatto tanti chilometri, e poi tutti intensi, tutti di corsa. Cioè, il correre di Sergio in questo derby non è stato mai fine a se stesso, è sempre stata una corsa finalizzata a far male. Qui rivediamo quello che è accaduto nell'area di rigore, qui Di Biagio cade, qui onestamente l'Inter evidentemente si sentiva un po' in credito e provava a cercare anche l'episodio dopo gli altri episodi mezzi e mezzi nei quali l'arbitro Collina ha deciso di non concedere il rigore alla formazione nerazzurra. Qui Gresco supera Helweg, palla dentro, ancora per Vieri. Vieri prova a imbucare, c'è l'intervento efficace, forse anche un po' fortunato, il rimpallo da parte di Paolo Maldini, che poi allontana il pallone il più possibile. È chiaro che il Milan è in vantaggio già da una ventina di minuti scarsi per 2-0, quindi il Milan sta sentendo nelle corde, sta avvertendo, sta percependo che il suo 2-0 regge, e quindi questa è un'iniezione di fiducia. Insomma, quando si è in campo, quando si vivono le partite, quando le partite prendono una strada ben precisa, in campo ci si accorge che la partita dice bene, e quindi evidentemente il Milan probabilmente ha questo sentore. Viene saltato Roque Junior, però attenzione Recoba. Recoba punta, la palla dentro per Vieri, c'è l'intervento di Alessandro Costacurta che esce a testa alta.
mentre Marco Tardelli è ancora in partita, Marco Tardelli è ancora carico, ancora energico, ancora intenso dalla panchina. Tocco all'indietro di Calazze, Calazze serve Roque Junior, ancora l'impostazione da parte di Alessandro Costacurta, ancora il tocco dentro, poi va Shevchenko che tocca sulla sinistra per Calazze. Calazze chiama in causa Giunti, Giunti allarga subito la palla per Serginio, tanto lo sapevano, Sergio era là. Avete visto anche il pantaloncino sporco, insomma Serginio, Serginio ha corso e fatto assist ed è un brasiliano, quindi dire Serginio ha lottato può sembrare una contraddizione in termini. Che Paolo Maldini ha lottato, vedete che la nostra fascia sinistra è molto vissuta, entrambi hanno i calzoncini sporchi, sia Maldini che Serginio. Vuol dire che l'asse tattico voluto da Cesare Maldini di questa partita era a sinistra, il Milan ha portato tanto gioco a sinistra, tanti palloni a sinistra, e quindi nelle due fasi, fase difensiva e fase offensiva, sia Paolo Maldini che Serginio sono stati molto sollecitati. Adesso c'è il tocco di Helweg a destra per Rino Gattuso, che ha davanti a sé Gresco, servito Giunti, Giunti prova ad andare via, Giunti attaccato, Giunti rimane in piedi, poi finisce a terra. E c'è il calcio di punizione a favore del Milan. Non sembrano d'accordo i giocatori nerazzurri, smorfia di dolore da parte di Federico Giunti. Il contatto era stato con Simic, anche qui come in precedenza, no, con Comandini non un contatto feroce, ma insomma ci sta in quei casi che l'arbitro, anche non in presenza di un intervento clamoroso, fischi il fallo a favore della squadra che sta attaccando. Insomma, nelle partite mediamente accade questo. Calcio di punizione a favore di Serginio, inquadrato Frey, si organizza la barriera nerazzurra, ci prova Serginio, Serginio pronto a calciare, lo vediamo per la prima volta a destra, lui che ha imperversato a sinistra fin dall'inizio di questo derby. Si prepara Serginio, il tiro è un buon tiro, un buon tiro. Vedendola dall'inquadratura di lato, questa palla sembrava che potesse anche angolarsi di più alla sinistra di Frey, invece non ha fatto l'ultimo giro, il compasso si è fermato e la palla è rimasta centrale e Frey l'ha bloccata. In ogni caso, una punizione nello specchio della porta, Serginio ha fatto due assist, un colpo di testa in tuffo, una punizione non pericolosissima, ma comunque nello specchio della porta, oltre a tante scorribande, a tante accelerazioni, a tanta corsa, quindi un derby di nome Sergio fino a questo momento, non c'è dubbio. Adesso c'è Blanc che tocca per Di Biagio, Cesare Maldini assorto mentre osserva quello che accade, il colpo di testa rossonero, intervento di Dalmat, poi palla messa a terra da Coe, che tocca la sua prima palla nel match da quando ha preso il posto di Farinos dopo 35 minuti di gioco. Attenzione a Bobo Vieri, il tiro murato da parte di Roque Junior. 5 minuti più recupero al termine di questo primo tempo, sempre 2-0 Milan. Fanno testo a tabellino i due gol di Gianni Comandini al terzo minuto del primo tempo e al 19° minuto. Sempre del primo tempo naturalmente. Siamo nel primo tempo, attenzione, Roque Junior è rimasto avanti, è riuscito a ricevere la palla di Paolo Maldini che fa partire subito i suoi compagni di squadra, rovesciata di Calazze che non riesce a raggiungere Andriy Shevchenko, poi va a lottare, va a contendere questa palla Rino Gattuso, palla scaricata a destra dal Milan, Helweg, Milan che rimane concentrato nonostante il 2-0. Vai 2-0 in un derby, magari pensi di ritirarti un po', evidentemente però quella sera il Milan sapeva quanto fosse importante la partita, sapeva quanto volesse vincere, per cui anche sul 2-0 il Milan non si è mai abbassato tantissimo e ha sempre pensato a ripartire. Certo, l'Inter ha fatto le sue azioni offensive, però il Milan ha sempre concepito ogni recupero di palla non per far passare il tempo, non per perdere tempo, ma per ripartire, per rilanciare l'azione, per tornare in verticale. Quindi un Milan con una preparazione della partita molto positiva, anche se qui Milan ha rischiato, Costacurta deviato in calcio d'angolo. Dalmat in effetti quando prende il pallone è pericoloso, anche qui ci ha provato, Tardelli furioso con i suoi giocatori, qui Dalmat ci ha provato e la palla è stata deviata in calcio d'angolo a Costacurta, era abbastanza vicino alla porta rossonera Dalmat. Ancora la deviazione milanista, Recoba va al cross, l'uscita di Seba Rossi, c'è un contrasto, allontana Paolo Maldini, poi l'intervento di Gresco, il tiro era andato col sinistro al volo Gresco, ma c'è stata la deviazione rossonera. Ancora Inter, ancora Gresco, la palla toccata a Recoba, finisce fuori, vedete qualche tifoso dell'Inter che si arrabbia con Recoba, naturalmente
sono in stragrande maggioranza i tifosi dell'Inter a San Siro. L'11 maggio 2001, un derby Inter Milan con l'Inter in casa, qualche problema al naso avete visto per Sebarossi. Tiene palla il Milan con Calacalazze che si è spostato temporaneamente a sinistra, vedete Serginho come là in alto sul teleschermo, come là avanti, quindi un vero e proprio attaccante aggiunto. Adesso riparte Dalmat tiene palla, ancora il controllo da parte di Recoba prova a mettere in mezzo, la palla esce. Non ha giocato un buon derby fino a questo momento Recoba. Dei due qui rivediamo intanto, ecco, il contrasto precedente fra Vieri e Seba. Era stato probabilmente un fallo da parte di Bobo Vieri su Seba Rossi. Dicevamo, il derby fra i due mancini, fra i due giocatori di spunto, fra i due giocatori di qualità, Serginho Recoba, fino a questo momento l'ha vinto nettamente Sergio Claudio Dos Santos. E probabilmente vedere Serginho giocare così bene ha anche un po' magari contaminato il morale, l'autostima di Recoba. Vedete come si è aperto a tre il Milan? Adesso c'è il cross di Helweg, il cross per Shevchenko, Comandini, il tiro e la grande parata di Frey. Milan pericolosissimo, Milan vicino al 3-0, poco prima della fine del primo tempo, con Comandini, grande palla da parte del Milan. Frey ha fatto una grande parata. Milan che, per carità, l'Inter ha le sue recriminazioni, le sue rivendicazioni, i suoi episodi, però oltre ai due gol il Milan ha creato. Palloni messi in mezzo, la punizione di Serginho anche se non era pericolosa, questa grande occasione di Comandini, qui vediamo Shevchenko per Comandini, ha giocato molto vicino, ha giocato da reparto quella sera Sheva e l'ex vicentino. Il tiro di Comandini, il Milan aveva un precedente di un giocatore che aveva già giocato nel Vicenza prima del Milan, Paolo Rossi, che fece gli unici due gol della sua stagione, i primi due gol nel Milan in un derby, era il 1 novembre 1985, Inter Milan in quel caso 2-2, due gol di Paolo Rossi, e qui invece l'11 maggio 2001 i primi due gol dell'ex vicentino Comandini con la maglia del Milan sono sempre in un derby, ma con un parziale di 2-0 a favore del Milan. Palla messa in avanti dall'Inter, Di Biagio per Blanc scambia con Vieri, Blanc allarga il gioco, ecco il cross, Roque Junior devia in angolo, che qui naturalmente ha rischiato un po' con l'intervento di braccio. Roque va a recuperare palla, Recoba che si prepara a mettere in mezzo dalla bandierina, ecco Recoba allontana Calazze, la palla viene messa fuori, la rimessa con le mani a favore di Coe tocca per Zanetti, ancora Coe in attesa attualmente del fischio finale di questo primo tempo, con Marco Tardelli che ha bisogno nelle sue fila di bisogno particolare di rimettere ordine, di mettere un punto a questa partita per capire poi come affrontare il secondo tempo. Un minuto di recupero ancora da giocare, con il quarto uomo di Collina che segnala tutto questo. Prova ad avanzare adesso Gresco da palla lunga, e poi c'è in assoluta serenità, in assoluta scioltezza, in controllo l'intervento di Costa Curta, che sta leggendo la partita con il minimo sforzo, sta leggendo la partita con la sua intelligenza, il suo senso della posizione. Qui appoggia Paolo Maldini, tengono palla i due del Milan, i due che hanno rappresentato per tanti anni insomma il Milan e la sua intensità, le sue regole, la sua professionalità, le sue ambizioni. Tocco all'indietro di Helweg, ancora Calacalazze, la palla prima l'ha toccata con il piede, poi viene rimbalzata sul braccio, ma insomma il braccio attacca dal campo, contatto assolutamente veniale. Avanza Paolo Maldini, tocco per Comandini prova a prolungare questa palla per Sergio Claudio, e a pochi istanti alla fine del primo tempo recupera palla la formazione nerazzurra con l'arbitro Collina, che manda tutti negli spogliatoi. Il primo tempo è finito nel derby dell'11 maggio 2001, inquadratura dall'alto, 2-0 a favore del Milan grazie alle reti di Comandini, la doppietta su assist di Serginho sia al terzo minuto che al 19° minuto del primo tempo. Fra poco ancora con voi naturalmente per il secondo tempo fra Inter e Milan, lo vedremo insieme naturalmente, lo seguiremo insieme e condivideremo insieme tutte le fasi anche della ripresa. Rieccoci con l'inquadratura di Luigi Collina, direttore di gara, di spalle con Tardelli. Rieccoci a stretto contatto del derby di Milano dell'11 maggio 2001, inquadrato il direttore di gara
C'è una sostituzione nell'Inter, perché nell'Inter è entrato in campo Clarence Seedorf, fa un certo effetto dire è entrato in campo nell'Inter Clarence Seedorf, però è il 2001 evidentemente, e Seedorf del 2000-2001, del 99-2000 e del 2001-2002 è un giocatore dell'Inter, poi nell'estate 2002 fino all'estate del 2012 inizierà il suo grande decennio rossonero. Seedorf lo vediamo subito inquadrato al posto di Di Biagio, quindi l'Inter ha cambiato molto a centrocampo. In effetti Di Biagio non aveva fatto un grandissimo primo tempo, eravamo abituati a vedere Di Biagio su altri livelli, quindi l'Inter ha dovuto togliere sia Farinós che Di Biagio per sostituirli con Coe e Seedorf. Seedorf che entra dunque in campo nel derby dell'11 maggio 2001 esattamente a metà gara, esattamente all'inizio della ripresa, con l'Inter che adesso è pronta a ripartire dopo un primo iniziale tentativo rossonero. Vedete il dottor Tavana sullo sfondo alle spalle di Cesare Maldini e di Mauro Tassotti. Tiene palla la formazione nerazzurra ancora con l'avanzata di Ferrari. Ferrari che chiama in causa Coe. Coe insomma è entrato in campo in una partita complicata e sta cercando di fare il suo. Paolo Maldini scivolata le prende tutte, tentacolare, una serata da recuperatore assoluto quella di Paolo Maldini. Tanto sapeva che una volta recuperata palla poi c'era la leva offensiva, poi c'era la catapulta offensiva, poi c'era lo scatto in profondità di Serginho che poteva evidentemente fare la differenza. Ancora il controllo di Ferrari, giro palla da parte della formazione nerazzurra con il tocco all'indietro per Dario Simic, giro palla da parte dei nerazzurri, c'è ancora un lancio in avanti, poi Vieri allontana il Milan, c'è ancora l'intervento a centrocampo di Comandini che prova ad assecondare lo scatto, la corsa di Rino Gattuso, ma recupera la squadra di Marco Tardelli che tocca verso destra dove c'è Ferrari. Ferrari vede nello spazio Zanetti, Zanetti arriva in area, la palla deviata da Roque Junior. L'Inter ha provato con questa mossa di Marco Tardelli un po' tardi a fare a destra quello che a sinistra fanno Maldini e Serginho, cioè Ferrari più alto e Zanetti più avanzato. Tardelli prova a rispondere alla mossa di Cesare Maldini, però lo fa a metà gara senza magari averlo preparato prima come ha fatto Cesarone, e soprattutto con il risultato che è già di 2-0 ai suoi danni a favore degli avversari. Quindi è una variante tattica che viene fatta in un momento un po' particolare, complicato, problematico della partita. Zanetti prova ad assistere Recoba, Recoba inseguito da Maldini, c'è lo scatto verso la palla da parte di Zanetti e il collaboratore dell'arbitro Collina indica, mentre si scaldano alcuni giocatori del Milan fra cui José Mari, indica che tocca a Paolo Maldini rimettere palla in gioco. Il derby di Milano è un grandissimo evento a prescindere quale che sia la posizione in classifica delle due squadre, c'è sempre lo stadio tutto esaurito, è sempre un grande stadio, è sempre una grande rivalità, è sempre un grande spettacolo, un derby insomma noto in tutto il mondo, prestigioso in tutto il mondo, per cui anche se alla fine della stagione l'Inter avrebbe chiuso al quinto posto e il Milan al sesto, in ogni caso San Siro c'è, San Siro è presente, San Siro offre un colpo d'occhio spettacolare all'altezza della grande tradizione della sua sfida stracittadina. Inquadrato Coe, ancora il controllo a centrocampo del francese, poi il lancio in avanti, quindi con Coe, Dalma e Blanc, un Inter che parla molto francese in questo derby di Milano. Inquadrato Alessandro Costacurta che è andato a chiudere, qui c'è Guglielmo Pietro che fa riscaldamento, Guglielmo Pietro che poi lui magari l'11 maggio non lo sapeva ancora, ma poi nel corso dell'estate sarebbe stato scambiato proprio con l'Inter, scambio con Cristian Brocchi che passa dall'Inter al Milan e Andrés Guglielmo Pietro che passa dal Milan all'Inter. Inquadrato Thomas Helveg che restituisce palla ad Alessandro Costacurta, il lancio lungo di Billy, fin troppo lungo, con il recupero da parte di Dario Simic. Anche Dario Simic poi, ma più avanti, Dario Simic nell'estate 2002 sarebbe passato
Tanto attenzione a Recoba che prova a metterla in mezzo e c'è la chiusura di Paolo Maldini. Paolo Maldini fa delle diagonali difensive strepitose in questa partita, quando Paolo è sulla fascia, Vieri cerca di prenderlo Roque Junior, ma quando Roque Junior va verso la fascia offensiva dell'Inter, Paolo si accentra e qui è riuscito a fare un'altra grandissima chiusura in diagonale difensiva, in chiusura molto precisa su Bobo Vieri. Ancora l'Inter, dicevamo nell'estate 2002, poi invece Simic sarebbe passato al Milan e Umit Davala dal Milan all'Inter. Seedorf fa un brutto fallo da dietro su Andriy Shevchenko, un'entrata piuttosto dura. Seedorf e Shevchenko poi sarebbero diventati grandi amici con la maglia rossonera, qui insomma un fallo da dietro con Seedorf che ha poche chance di prendere la palla che va tutto sul giocatore. Insomma, l'arbitro Collina non ha estratto il cartellino giallo, ma e non è certo uno scandalo, però insomma qualche estremo poteva starci anche per l'ammonizione in questa circostanza. Palla non giocata al meglio dal Milan questa, una palla un po' buttata là, recupera l'Inter con Blanc tocca per Ferrari scambia con Coe, ancora giro palla da parte dei nerazzurri, lancio in avanti, il controllo con il petto di Costacurta cerca di servire Comandini, poi c'è la chiusura di Blanc che gioca in anticipo su Shevchenko e rilancia Frey, altro duello, questa volta va a chiudere Alessandro Costacurta, quindi la palla schizza verso destra dove c'è Zanetti, il fallo di Serginho da dietro, primo fallo commesso da Serginho in questo derby. Nel primo tempo non ne ricordiamo onestamente altri, magari ne ha subito qualcuno, ma falli fatti mai. Qui è la prima volta che vediamo Sergio in fase difensiva, non so cosa ne pensino in questo momento sia mister Papa Cesare che capitano Paolo. Vediamo il cross da parte dei nerazzurri con la palla che sfila via, e Vieri che non guarda benissimo Recoba. Vieri voleva un'altra palla in mezzo, voleva un'altra traiettoria, voleva un altro tipo di opportunità e non le manda a dire a Recoba. Tiene, come si diceva una volta a scuola, le braccia conserte Marco Tardelli con la curva nerazzurra sullo sfondo, il colpo di testa in chiusura di Dario Simic, va a recuperare adesso Rino Gattuso per la rimessa in gioco con le mani, sempre 2-0 a favore del Milan. Siamo a inizio ripresa, nel primo tempo la doppietta di Comandini su doppio assist di Sergio Claudio dos Santos al secolo Serginho. Cesare Maldini si fa sentire, Cesare Maldini si faceva sentire come in quella stagione, era ancora un ragazzo con tanta voglia di calcio nel cuore e nello spirito, quindi tanta intensità, tanta energia. Attenzione a Giunti che sta per battere questo calcio di punizione, movimenti nell'area di rigore nerazzurra, parte la palla di Giunti, rimbalza e gol, 3-0 all'ottavo del secondo tempo. Frey non si capacita, Frey non ne può più, esulta Federico, Thomas Helbig va con lui ed è anche Rino Gattuso a strattonare il suo compagno di reparto. 3-0 a favore del Milan. Il Milan aveva segnato il primo gol del primo tempo dopo 3 minuti con Comandini e segna il primo gol del secondo tempo dopo 8 minuti con Federico Giunti. Terza rete rossonera nel derby dell'11 maggio 2001. Era andato in tuffo Roque Junior a cercare di prendere questa palla, voleva forse sfiorarla, spizzarla, vediamo se la tocca. No, la tocca alle sue spalle Coe, però quel movimento di Roque Junior è funzionale un po' a disorientare, un po' a spiazzare Frey, che si aspettava la palla forse alla sua sinistra, invece gli rimbalza nemmeno benissimo per un portiere, anzi male per un portiere, e quindi poi va in porta. Aveva fatto un passettino verso sinistra Frey, invece la palla è andata tutta verso destra, per cui 3-0 Milan. Certo, un derby che dice male all'Inter e dice bene al Milan, al netto delle prestazioni delle sue squadre. Insomma, è chiaro che ci sono delle serate così, ci sono delle partite così, quando il bacio in fronte del destino del pallone privilegia una delle due formazioni. Qui in maniera clamorosa privilegiato il Milan, il tiro di Bobo Vieri, la parata di Sebarossi controlla. Qui rivediamo intanto la palla di Federico Giunti con Roque Junior che la sfiora, poi rimbalza esattamente perpendicolare all'apertura del braccio destro di Frey la palla, per cui insomma è un tema anche un po' di sfortuna da parte
portiere interista. Riparte l'Inter con l'uscita da parte di Seba Rossi, sempre sul 3-0 Milan. Poi va a chiudere Shevchenko con l'Inter che tiene palla a centrocampo e il tentativo di avanzata di Dario Simic. Risultato assolutamente inaspettato, assolutamente sorprendente, assolutamente clamoroso, quello di 3 gol subiti dall'Inter nel giro di un'ora scarsa di gioco. Abbastanza sconsolato Marco Tardelli, piove in campo una bottiglietta, il calcio d'angolo di Recoba, il colpo di testa, la palla esce, qui Inter pericolosa, la palla è uscita, quadrato ancora Seba Rossi con José Mari che è pronto a entrare in campo. Inquadratura dall'alto assolutamente suggestiva. E intanto vediamo l'Inter che apre il gioco verso sinistra per Grespo. Queste inquadrature proprio dall'alto erano le tecniche, mentre Bobo Vieri continua a lottare, continua a presentarsi nei pressi della porta di Seba Rossi, erano le tecniche di inquadratura che venivano approntate proprio per la finale di Champions League fra Bayern e Valencia, che si sarebbe giocata di lì a pochi giorni. Infatti questa partita si giocava di venerdì, l'11 maggio 2001, poi il Milan sarebbe sceso in campo di giovedì, la settimana successiva, una sconfitta inopinata in casa con la Fiorentina, perché lo stadio doveva essere lasciato alla UEFA per l'allestimento della finale di Champions League 10 giorni prima. Quindi José Mari al posto di Comandini, evidentemente Comandini era già sazio, poi non avendo grande consuetudine con i 90 minuti ha provato a toglierlo Cesare Maldini, non inserisce Birov che probabilmente aveva già staccato la spina rispetto a questo derby e forse non stava benissimo. Intanto primo grande attacco di Serginho da destra, Serginho finisce a terra, voleva qualcosa, ma l'arbitro Collina applica lo stesso metro che aveva applicato nel primo tempo su questo tipo di cadute da parte dei giocatori interisti. Qui Coe qualcosa la fa, però probabilmente la fa fuori area, quindi nulla di clamoroso. Adesso c'è il cross da parte di Recoba, va all'inseguimento del pallone Cesare Maldini, poi Zanetti, la palla esce, Cesare Maldini in panchina. Qui Paolo Maldini ha chiesto più copertura ai suoi compagni di squadra, forse segnatamente a Calazze, più collaborazione su questo tentativo nerazzurro. Qui rivediamo Zanetti che è andato a colpire piuttosto vicino alla porta difesa da Seba Rossi. Ancora un tentativo rossonero, la palla viene inseguita da Sébastien Frey, una palla che esce con Cesare Maldini che dà indicazioni, transagonistica totale per Cesarone che ci teneva tantissimo a far bene nel Milan in quei mesi di fine stagione, diciamo da metà marzo quando è subentrato a Zaccheroni fino alla fine del mese di giugno. Ecco il cross del Milan, una palla che esce, quindi restiamo sul 3-0 e con il possesso palla a favore della formazione interista che va a calciare lungo con Frey, la deviazione di testa da parte di Paolo Maldini, poi il recupero di Gattuso, fuori gioco, infatti Comandini rientrava, forse Shevchenko era un po' indietro rispetto a Comandini, però non abbastanza per evitare il fuorigioco. La chiamata sembrava
logica sembrava giustificata da parte dell'assistente dell'arbitro Collina. Tiene palla Comandini, attaccato da Blanc. Comandini riesce ad andare, Comandini mezzo a due, Comandini punta, anzi José Mari, chiedo scusa, Comandini è uscito, si somigliano molto nella corsa Comandini e José Mari. José Mari ha preso proprio il posto di Comandini, e quindi è José Mari che ha fatto tutta questa azione, l'ha fatta anche piuttosto bene, lottando in maniera caparbia. Adesso tocca ad Dalmat servire i propri compagni di squadra, quindi José Mari al posto di Comandini, e José Mari che ha cercato di colpire, di arrivare verso l'area di rigore avversaria per provare a far male, per provare a portare un assalto rossonero. Tiene palla il Milan con Calazze inseguito da Coe, ancora Serginho ha provato ad andare sulla sinistra, ma questa volta Zanetti lo ha chiuso. Il derby è iniziato presto per Serginho ha iniziato a fare scatti, ha iniziato a rompere le scatole alla fascia difensiva opposta nell'azzurra dal primo minuto. Qui adesso va al cross, colpo di testa e palla che esce, un buon colpo di testa Milan da parte di Andriy Shevchenko, che capisce, che coglie, sente, avverte che può essere una serata con tanti gol, e quindi ha come obiettivo, ma come sempre in qualsiasi partita, al di là di come si mette, quello di rimpinguare il suo bottino in classifica di cannoniere. L'intervento di Calazze su Coe tocca dentro, c'è la deviazione rossonera, poi ancora Calazze alza la testa, spintonato da dietro da parte di Coe, applica la regola del vantaggio l'arbitro Collina, la palla rimane rossonera, palla lunga di Paolo Maldini per Andriy Shevchenko, che viene colto in fuorigioco. Gli dice qualcosa Cesare Maldini, batte la punizione l'Inter, il colpo di testa di Bobo Vieri, poi Recoba prova a servire, ancora Bobo Vieri, l'uscita di Seba sullo stesso livello di attenzione, di concentrazione, di intensità di tutti i suoi compagni di squadra, anche se qui Billy, che non era abituato in questo derby, Billy ha sempre partito da zone centrali in cui si trovava per la prima volta a sinistra, trovarsi senza la propria zona di riferimento abituale del campo può portare anche a un disorientamento improvviso, e infatti è questione di frazioni di secondo. Qui Billy ha perso la palla, però l'Inter non ne ha approfittato, anche se l'Inter insiste con Gresco inseguito da Gattuso e raddoppiato da Elveg va a recuperare palla, il tocco del danese per Rino la alza per José Mari la difende bene, José Mari la allarga, una bella palla di José Mari, è entrato bene José Mari al posto di Comandini, poi per carità Comandini ha fatto i due gol e quindi va benissimo, sarebbe rimasto una sola stagione al Milan Comandini, poi Milan l'avrebbe venduto anche con un prezzo ragguardevole nel corso dell'estate 2001 all'Atalanta, però intanto al posto di Comandini c'è José Mari, che è entrato in campo volitivo, che è entrato in campo intraprendente, con spirito di iniziativa, allontana Serginho, allontana Roque Junior, anche se la palla rimane lì, finisce a terra Gattuso tifoso rossonero fin da ragazzo, scriveva Forza Milan sui muri di Corigliano Schiavonea, il comune calabrese che lo ha visto nascere e crescere, fin da bambino aveva questa frase in testa, Forza Milan, tante scritte sui muri. Fallo del Milan adesso qui, calcio di punizione a favore dell'Inter, Seedorf osserva l'arbitro Collina, punizione anche da una posizione abbastanza pericolosa a favore dell'Inter, e con tanta attenzione da fare da parte del Milan. Qui l'uscita è stata di Costa Curta, che ha preso abbastanza netto Seedorf, e quindi tocca ai nerazzurri battere la punizione con la barriera del Milan che sta arretrando, è una barriera che deve mettersi dentro l'area di rigore. Vedete che tardano i nostri giocatori a guadagnare il loro spazio. Inquadrato qui Marco Tardelli. Adesso tocca a Seedorf battere, anzi no, non batte lui. La palla però finisce fuori, ha calciato Recoba alla fine. Anche Seedorf dice qualcosa a Recoba, tutti nell'Inter dicono qualcosa a Recoba, stilisticamente un bel sinistro da parte di Recoba ma poco efficace, è finito molto alto e molto oltre il palo alla destra di Seba Rossi, quindi anche Seedorf dice qualcosa a Recoba prima su un'altra punizione. Qui probabilmente Seedorf voleva tirare lui, perché il linguaggio del corpo di Seedorf indicava che
voleva tirare lui, ne avremmo viste tante poi di queste scene con Pirlo e Seedorf nel Milan con una punizione da calciare. Invece in precedenza era stato Vieri a dire qualcosa alla Coba, perché su una punizione traversone, su una punizione cross, aveva cercato poco il centro dell'area, Recoba aveva cercato più il secondo palo, e di questo Vieri si era un po' lamentato con il compagno di squadra. Insomma, cose di campo, cose che succedono, cose che è normale dirsi durante una partita molto sentita, durante una partita molto intensa. 20 minuti nel corso del secondo tempo, con Simic che insegue il pallone, la palla recuperata da Gresco, avanza ancora la formazione nerazzurra, c'è il controllo da parte dei rossoneri che cercano il rilancio. Giro palla da parte di Coe. Coe tocca sulla sinistra, c'è la deviazione rossonera. Inquadrato Marco Tardelli con lo stadio alle sue spalle, ma che evidentemente sente sulle spalle. È uno stadio con tanti tifosi interisti. Essere sotto di tre gol in un derby, è chiaro che è uno stadio che grava, uno stadio che pesa in quel momento. Quindi vediamo il contrasto fra Gattuso e Gresco, è stato forse anche un fallo di mano da parte di Gresco, però prima c'era stata la tenuta di Gattuso, quindi si gioca. Ancora Helweg che porta via bene la palla, ha giocato una gara ordinata, diligente, precisa, senza strafare, ma puntuale Helweg fino a questo momento. Poi Sheva in mezzo a due, Sheva prova a partire, Sheva riesce a difendere la palla, è ancora una buona giocata di Osemari allarga per Serginho, Milan che torna ad offendere con l'Inter sbilanciata, Serginho, ecco Serginho, non lo prendono più, va al cross, Serginho, palla messa in mezzo, Shevchenko, 4-0 del Milan, quarto gol del Milan al 22esimo del secondo tempo. Milan che imperversa, Milan che va in contropiede, Inter punita dai gol rossoneri ma anche dagli episodi. In ogni caso, quando il punteggio dice Inter 0 Milan 4 e si gioca in casa dei tifosi interisti, basta, dice un tifoso rossonero della curva, basta così, invece c'è ancora da giocare, c'è ancora minutaggio, c'è ancora spazio a disposizione. Qui rivediamo il grande cross di Serginho, è andato a chiuderlo Ferrari. Zanetti, dicevamo anche nel commento del primo tempo, non è un grandissimo marcatore, però quando è intervenuto Zanetti su Serginho, Zanetti è riuscito ad arginarlo. Qui Ferrari perde il duello con Serginho, Simic perde il duello con Shevchenko ed è 4-0 Milan al 22esimo della ripresa. Shevchenko voleva il gol, mamma mia, e mani espressivo ai massimi livelli Marco Tardelli in questa inquadratura. E adesso tocca all'Inter provare a riprendersi, c'è già qualche tifoso nerazzurro che lascia lo stadio. 4-0 è a tutti gli effetti partita chiusa, però è chiaro che l'Inter deve dimostrare ai suoi tifosi di non uscire dal campo, di provare a dire la sua. Recupera Gattuso, gol dopo gol il Milan si è caricato sempre di più, e quindi è stata una particolarità di questa partita dell'11 maggio 2001 di questo Inter-Milan, con ancora una chiusura da parte di Blanc su Osemari, che è entrato in campo al posto di Comandini. Ecco Cesarone, non molla la presa il Milan. Il Milan 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. La squadra continua a giocare esattamente come se fosse sullo 0-0. È un Milan attento, un Milan che evidentemente non vuole prendere gol, un Milan che vuole stare sul pezzo su questa partita. È stata una stagione tutto sommato non positiva fino a questo momento per il Milan, però la gemma di un derby con la goleada può essere non un risultato che salva la stagione, perché il Milan ha sempre pensato più ai titoli, più ai trofei che alla singola partita, anche ancorché importante come il derby. Però è chiaro che una grande soddisfazione come questa poteva essere importante. Non c'è il fuorigioco di Shevchenko, per cui il Milan è concentrato, è tetragono, è attento, è sempre assorto, è sempre solitamente con un largo vantaggio, si diventa un po' più leggeri, un po' più superficiali in campo. Invece questo è un Milan che tira dritto, è un Milan che non vuole assolutamente fermarsi e che vuole a tutti i costi continuare a rimanere sul pezzo. Seedorf, il tocco centrale, ancora per Coe. Coe allarga verso Recoba, Recoba vede Zanetti, Zanetti prova ad arrivare sul fondo, cantano, saltano e ballano i tifosi del Milan con Zanetti che tocca all'indietro. Ecco la palla recuperata da Ferrari che va al cross, ci sono due numero 21 in campo, Ferrari per l'Inter, giunti per il Milan, palla che esce, ancora la rimessa in gioco da parte di Gresco, Costacurta
a sua volta richiama l'attenzione dei compagni, sta per entrare Guglielmo in Pietro. Ancora l'Inter che va al cross, il colpo di testa tentato da Vieri. Si lotta quasi al limite dell'area di rigore del Milan. E mentre si lotta, Guli, così come veniva chiamato, si bagna i capelli. Andrés Guglielmo in Pietro, una intuizione di mister Valdinoci, che era un osservatore del Milan, era stato anche allenatore della primavera del Milan, Andrea Valdinoci, che era cognato di Ariedo Braida per tanti anni, insomma, direttore sportivo del Milan, anche lui direttore sportivo storico del Milan. Palla lunga, Ferrari di testa, l'uscita di Frey. Frey tiene palla e rilancia nella posizione in cui si trova Gresko, lo slovacco prova ad avanzare, ecco Vratislav Gresko che tocca verso sinistra, ancora per i nerazzurri che cercano il tocco per Dalmat attaccato da Gattuso. Ancora un intervento da parte del direttore di gara Pierluigi Collina. Entra Guglielmo in Pietro al posto del suo compagno di squadra Giunti, quindi al 26esimo del secondo tempo entra in campo Guglielmo in Pietro al posto di Giunti. Guglielmo in Pietro che aveva fatto tanti cross nello scudetto 98-99 per Oliver Bierhoff. Adesso Guglielmo in Pietro si trova in campo nel derby con il Milan avanti 4-0. Ancora una palla che arriva nei pressi dell'area piccola di Seba Rossi, Seba la fa uscire. Derby in nonchalance per Seba Rossi, che è sempre stato vigile, sempre stato attento a tutto quello che accadeva con i tifosi del Milan che sono un po' in descanso e in delirio alle spalle di Seba Rossi. È chiaro, insomma, che un derby già al sicuro. 4 gol in 67 minuti di gioco sono un bel bottino. Mentre recupera palla Paolo Maldini prova ad avanzare, il tocco è per Serginho, ancora per Paolo la tocca all'indietro, Calazza gliela restituisce. Ecco il Milan che prova a ripartire, ma qui fa una buona lettura Ferrari, riesce a sopravanzare il suo avversario diretto e a riconquistare il pallone già in posizione avanzata, già nei pressi del centrocampo. Riparte l'Inter a sinistra con l'avanzata di Gresko, che ondeggia un po' prima di servire Dalmat. Anche su Stefan Dalmat c'erano grandi aspettative, grandi speranze in casa nerazzurra, ma nonostante il buon talento di Dalmat non soddisfatte appieno. Riparte il Milan con Costacurta che veniva da lontano quella sera, siamo nel 2001, lui è esordito in un derby proprio nel 1987, insomma tanti anni di carriera, tanti anni ad alto livello, tanti anni di esperienza. Qui vediamo Costacurta contro Recoba, anzi Calazze contro Recoba, Calazze che serve Serginho che prova a fare un colpo da flipper ai danni dell'avversario senza però riuscirci, la palla carambola e c'è un petardo in campo, entrano in campo i vigili del fuoco, si spazientisce, c'è aria di contestazione da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti della loro squadra, per loro evidentemente un'umiliazione essere sotto di 4 gol in questo derby, giocano in casa quindi mettono pressione sulla loro squadra per una reazione, si fanno sentire. Ha guardato infatti Sedov, avete visto, ha guardato mentre era fermo il gioco verso la curva nord. Ancora Sedov che prova a ripartire, Sedov scarica per Recoba che però si allarga troppo, il tiro cross e bravo Seba, la deviazione di Seba in calcio d'angolo. Recoba voleva togliersi una soddisfazione, voleva dare un segnale, anche una parziale soddisfazione ai propri tifosi, è saltato Costacurta e poi c'è la manona aperta di Seba Rossi che devia in angolo. Anche qui Costacurta è uscito in maniera puntuale, tempestiva, c'era un fuorigioco, c'era una bandierina alzata da parte del direttore di gara e qui rivediamo forse la posizione di Sedov, però Sedov non è entrato nell'azione. Ancora Vieri, il tiro parato da Seba Rossi. L'Inter che non vuole uscire dal campo, che non vuole uscire dalla partita, vuole provare a dire la sua comunque, ma ad ogni tentativo che non va a buon fine pesano sempre più i 4 gol già messi a segno dal Milan, i 2 di Comandini del primo tempo,
il gol di Giunti e il gol di Shevchenko nel secondo tempo. Adesso c'è un recupero palla da parte della formazione rossonera, fermo il gioco, costantemente in piedi, costantemente teso a comunicare, impegnato a comunicare con i propri giocatori Cesare Maldini. Vediamo allora il gioco che sta per riprendere. Un problema alla spalla destra, Paolo Maldini. Un storico problema alla spalla, Paolo lo ebbe nella finale mondiale, poi vinta dai rossoneri a Tokyo nei primi anni dell'era di Silvio Berlusconi. Adesso c'è Gresco che rilancia la palla controllata, coperta dal Milan, fallo su Elveg. E quindi Thomas Elveg prova a rialzarsi, mentre c'è un tifoso dell'Inter che fa invasione di campo. Basta, non vogliono più giocare, vuole la palla. Questo ragazzo a questo punto cerca di tenerlo lontano dalla palla e cerca di tenerlo calmo. Quattro gol che mandano fuori di sé questo tifoso. Intervengono anche i poliziotti. Non è in controllo il ragazzo, poi tanti poliziotti per un solo tifoso. È chiaro, insomma, che essere sotto di 4-0 si mastica amaro, si rivolge alla curva avversaria, il tifoso fermato dai poliziotti, è intervenuto anche il vicequestore presente a San Siro, di turno a San Siro quella sera. Ancora gioco fermo sul 4-0 Milan. Un derby giocato davanti a 78.054 spettatori l'11 maggio del 2001, con una cornice importante, però vedete adesso degli spazi, insomma. Prendi 4 gol in un derby e cerchi almeno di arrivare a casa senza traffico, ecco, questo è assolutamente comprensibile. Vediamo allora Paolo Maldini che prova a dare palla in avanti, Calazze resiste alla carica, Calazze si invola, arriva sulla sinistra, Calazze, ed è ancora gol del Milan, il quinto, sull'asse Calazze-Shevchenko, doppietta anche per Sheva come per Comandini, 5-0 Milan. Il Milan è una costante questo derby, a un certo punto la palla sembra traccheggiare a centrocampo, sembra tutto fermo a centrocampo, a un certo punto il Milan parte, non trova resistenza fra le linee difensive nerazzurre e va a mettere in mezzo palloni, solo da sospingere in rete. L'ha fatto prima Serginio Presceva, l'ha fatto anche adesso Calazze Presceva. Eppure ci si è messo blank, però ormai Calazze aveva sfondato e Shevchenko va ad anticipare davanti a Gresco Frey e mette il quinto gol. Siamo al 33esimo del secondo tempo, sul risultato di 5-0 per il Milan. Una serata che assume, si dice nelle telecronache, contorni clamorosi, insomma sviluppi clamorosi a San Siro, clamoroso a San Siro per il Milan, che ha fatto ancora meglio nel secondo tempo rispetto al primo. Parziale 2-0 primo tempo, parziale 3-0 secondo tempo. Chiaro che se ci diciamo ci sono 5 gol di differenza, di divario fra Inter e Milan quella sera, no, né nella partita né in generale, mentre sta per entrare Leonardo, però quel derby, questo derby va così, questo derby è andato così. Shevchenko non vuole uscire, Leonardo sta provando a convincerlo, Shevchenko vuole provare a segnare altri gol, ha capito che c'è aria buona per andare a segnare altre reti. 5-0 firmato Shevchenko, Milan che prova a riportarsi in avanti, Milan che non ha mai requie, Milan che non ha pause, Milan che non si ferma mai in questa partita. Eccolo Leonardo, il campione di Niterói, che cerca il suo ingresso in campo con Roque Junior che va a recuperare palla e che tocca all'indietro per Billy Costa Pupo. Ancora Roque
prova a servire in avanti Shevchenko. Coe, Coe tocca laterale per suo compagno di squadra Gresko, Gresko per Zeidorf. Zeidorf vede Bobovieri inseguito da Costacurta. Milan che non molla niente anche sul 5-0. D'altronde è il giusto rispetto che si deve all'avversario. Non esiste avversario rispetto al quale devi mollare, a meno che non hai una partita importante di Champions League 3 giorni dopo. Non è il caso né del Milan né dell'Inter quella sera, quindi per rispetto dell'avversario si va avanti. D'altronde il Milan coglie sul campo che può essere un po' un'occasione irripetibile, un'occasione storica per un punteggio senza precedenti. Attenzione Roque Junior. Adesso non voglio dire che 5 gol si fanno col minimo sforzo, però il Milan non ha fatto una partita clamorosa, una partita sconvolgente, una partita spettacolare, eppure i gol sono arrivati uno dopo l'altro. Era quasi il gol che cercava il Milan quella sera, più che il contrario. Ancora Maldini, Maldini scambia con Calaza, ecco qui il Milan accenna un attimo a fermarsi, palla di Roque Junior, c'è una spizzata, Serginho, Serginho legge il movimento di Shevchenko, Serginho si infila, Serginho si incura ed è il sesto gol, Inter 0 Milan 6, ecco materializzarsi il 6-0, l'incubo peggiore per i tifosi avversari e per qualsiasi squadra affronti un derby. Vedete il tifoso con la sciarpa nerazzurra alle spalle di Serginho, il senso è basta, fermatevi, smettetela. Però insomma è calcio, è campo, c'è la metà campo che si apre, non esulta e non sorride Cesare Maldini, in cuor suo è contento evidentemente, ma gli spiace anche un po' per Marco Tardelli, una punizione così severa, una punizione così dura, così clamorosa, così irripetibile in un derby. Qui vediamo Serginho a metà fra Zanetti e Gresko, Zanetti aveva intuito il pericolo. I tifosi rossoneri si sfogano, si scatenano dopo il sesto gol di Serginho. Serginho va ed è il gol del 6-0 a favore del Milan. Esce Shevchenko alla fine, dopo il sesto gol del Milan ce l'ha fatta Cesarone a dare qualche minuto di gioco a Leonardo e qualche minuto di riposo a Sheva. È chiaro che la serata diventa lunare, diventa surreale, diventa pazzesca, sia per chi ne gode sia per chi ne soffre, e quindi diventa una serata particolarissima. E poi un risultato del genere non si sarebbe più ripetuto. Nell'agosto del 2009 l'Inter sarebbe andata vicina a ripeterlo, ma in quel Milan-Inter, anche in quel caso sul campo della squadra che ha perso la partita, finì 4-0 con il Milan in 10. Qui l'entrata di tentativo di entrata di Zanetti su Serginho, ma Serginho l'aveva calciato. Quindi Serginho ha fatto una partita pazzesca, ha fatto 3 assist e un gol. Mai score sarebbe stato così generoso, così importante, così ricco per Sergio Claudio Dos Santos Serginho. Ancora l'Inter in possesso palla, c'è il tocco di Zeidorf per Gresko, la palla esce e poi c'è Guglielmi in Pietro che recupera, inquadrati Abbiati e Shevchenko. Ancora il controllo da parte di Alessandro Costacurta, giro palla da parte del Milan, chiama in causa Paolo Maldini, poi il tocco all'indietro di Leonardo, prova a inserirsi Coe, Coe cerca di innescare Bobovieri, va a chiuderlo però Alessandro Costacurta che pone fine al tentativo avversario. Ancora il rilancio in avanti del Milan, questa azione, i 3 gol dopo il 3-0 del Milan in questo secondo tempo si assomigliano tutti molto. C'è una palla a centrocampo, l'Inter sbilanciata, aperta, il Milan che fa il primo scatto, poi arriva in fondo, crossa e sul secondo palo in mezzo all'area c'è l'attaccante che chiude implacabile. Tutti i gol su cui Frey non ha particolari colpe, è stato sfortunato sul gol di Giunti del 3-0. Però non ci sono colpe particolari. Gli attaccanti del Milan, a parte il gol di Giunti, che è un po' un gol a sé stante come dinamica, come situazione, tutti gli altri gol sono stati facili da realizzare per i giocatori del Milan e impossibili da prendere con l'avversario ormai pericoloso a distanza ravvicinata per Frey. Calcio di punizione a favore degli interisti, che si presentano con Recoba e Zeidorf nei pressi della porta rossonera. L'Inter aveva preso 6 gol in quella stagione anche in una partita di Coppa Italia a Parma, quindi era un Inter che ci ricascava.
Qui rivediamo intanto la palla di Seedorf, questa volta Seedorf che calcia la punizione, un pallone rasoterra, però trova Seba Rossi centrale. Mentre in precedenza, sempre con Recoba e Seedorf nei pressi del pallone, il tiro era stato di Recoba questa volta. Seedorf ha calciato lui e quindi c'è stata la successiva parata di Seba Rossi. 5 minuti più eventuale recupero al termine di questa partita già segnata, partita da annali, partita che regala gioia a chi la vince, regala evidentemente dolore a chi la perde, con queste dimensioni, con questo punteggio, però poi i derby fa male perderli tutti, insomma, fa male perdere il derby sia 1-0 che 6-0. Certo, 6-0 è il derby che diventa un fatto estremo, epocale. Marco Tardelli con al suo fianco Lele Oriali, adesso per Marco Tardelli la partita è finita, non ha più niente da dire ai suoi giocatori, alla sua squadra, rimane lì nella buca della sua panchina. È la partita che di fatto sancisce il passaggio dell'Inter nel corso dell'estate, poi da Marco Tardelli a Hector Cooper. Hector Cooper sarebbe poi arrivato col Valencia a fare la finale di Champions League nel maggio 2001 e sarebbe andato avanti sempre a San Siro alla guida dell'Inter fino a quella famosa semifinale del derby, il referendum fra Cooper e Ancelotti del maggio 2003, che avrebbe visto poi i rossoneri qualificarsi alla finale di Champions League a Manchester grazie ai due pareggi, lo 0-0 in trasferta, lo 0-0 in casa e l'1-1 in trasferta della doppia semifinale derby del 7 e del 13 maggio 2003. Ma restiamo sull'11 maggio 2001 con Costa Curta che serve Calazze, prova ad avanzare Gattuso, ancora Milan che prova a inserirsi, la palla però di Osemari è fuori portata per i suoi compagni di squadra, quindi nulla di fatto, e Inter che prova a dire la sua, Inter che prova ad avanzare con questo cross controllato con il petto da Paolo Maldini e poi Seba Rossi che serve ancora il suo compagno di squadra, storico compagno di squadra, Billy Costacurta. Quindi Roque Junior, inquadrati i tifosi del Milan che faranno festa praticamente per 3 giorni perché si gioca di venerdì e quindi venerdì notte, sabato, domenica, un pezzo di lunedì, insomma, un risultato che regala tanto buon umore ai tifosi rossoneri. Questo lo 0-6 o 6-0, 0-6 se si legge Inter Milan, 6-0 per definizione, così come è passato alla storia dell'11 maggio 2001, con tanto silenzio da parte della tifoseria e dell'ambiente che invece ha perso con queste dimensioni questo derby. Inquadrato Bobo Vieri, inquadrato Alessandro Costacurta, poi Paolo Maldini, serve Roque Junior, ancora il tocco all'indietro per Paolo che chiama in causa Seba Rossi. Certo, i derby non sono tutti così, né per gli uni né per gli altri, insomma un derby così fatato, un derby così magico. È sembrato in questo derby a un certo punto che bastava che Milan soffiasse sulla palla, ecco, la palla entrava, ecco, poi non c'è più stato, non si è più ripetuto. Quadrato Cesare Maldini, Milan che nel 2001 poi avrebbe vinto anche il derby di andata del campionato successivo, un derby vinto 4-2 in casa dell'Inter, quindi nell'anno 2001 due derby in casa dell'Inter, 10 gol a favore del Milan, 6 in questo derby e poi 4 nel mese di ottobre. 10 gol del Milan nei derby in casa dell'Inter nel giro di 5 mesi, ecco, record assoluto nei derby milanesi. Gattuso allarga il gioco sulla destra, recupera palla la formazione nerazzurra, poi ancora Gattuso, serie di rimpalli, interviene Seedorf, poi prova ad andare via Coe innesca Recoba, fa il movimento Vieri, Inter ha il dovere di andare su ogni pallone, di scattare, di non fermarsi, perché naturalmente i tifosi vogliono questo, però il gol nerazzurro non arriva nemmeno in questa circostanza, col tiro di Recoba, seguito con lo sguardo da Seba Rossi, la palla che finisce fuori, nemmeno lontanissima dal palo, alla sinistra di Seba, cosa che possiamo rivedere. Mentre Seba si appresta a riprendere il gioco con il Milan che prova a riportarsi in avanti, ormai tutti sono in attesa del fischio finale di Collina. Ecco Roque Junior
Roque Junior attaccato alle spalle da Seedorf. Ancora un intervento arbitrale, inquadrato Roque Junior, poi c'è l'intervento di Costa Curta, recupera palla Paolo Maldini, attaccato da Coué. Ultimissimi istanti del derby dell'11 maggio 2001, due gol in Milan nel primo tempo, quattro gol in Milan nel secondo tempo, peccato che il Milan poi sprecherà tutto questo benditio perdendo pochi giorni dopo, perdendo sei giorni dopo, il giovedì della settimana successiva in casa con la Fiorentina. Ma intanto questa è una gioia che resta, una soddisfazione importante, un Milan che fa sei gol in un derby e che diventa un fatto storico. Cesare Maldini poi nel post partita non infierirà sugli avversari, nessuno del Milan infierirà sugli avversari, però è chiaro che sei contento. Insomma, essere contenti non è un delitto, non è un reato, ci sono stati derby vinti anche dagli avversari con punteggi diversi su cui probabilmente i tifosi hanno infierito di più. Questo è un derby che i tifosi milanisti evidentemente si tengono stretto, ricordano e continuano a celebrare ogni volta che ogni anno arriva l'11 maggio. Quadrato sempre nella sua panchina Marco Tardelli, sta per fischiare la fine l'arbitro Collina, ormai una partita che non ha più niente da dire ed è finita, le braccia al cielo di Cesare Maldini, che ha ereditato il Milan in una situazione importante, in una situazione delicata, in un momento difficile della stagione, eppure riuscito a regalare ai tifosi rossoneri una soddisfazione storica. Comandini giunti, Shevchenko Serginio, è la filastrocca del derby dell'11 maggio 2001, una filastrocca con la quale vi salutiamo con un abbraccio tutto rossonero.